orgoglio per l'Umpli per il fatto che la mostra itinerante Liberi di imparare sia approdata a Rivarolo, o meglio che Rivarolo sia una delle città scelte in Piemonte per ospitarla. Sì, è un progetto che è nato così, un anno fa ci siamo rivolti alla direzione del Museo Gizio effettivamente per fare una di quelle convenzioni per le scontistiche. Noi ogni tanto ci confrontiamo anche con altre regioni d'Italia, avevamo visto che per esempio il Veneto aveva inserito nella tessera del socio tutta la scontistica del sistema museale di Verona e di tutto il Veneto. Di conseguenza ci è venuto in mente anche noi di incrementare la tessera del socio, ci siamo rivolti a loro appunto per verificare se c'erano le condizioni anche per applicare una serie di sconti per i nostri soci. Noi soci in Piemonte attraverso tutte le prologue ne abbiamo più di 20.000, dunque per noi sarebbe stato anche un segnale in più per non avere le solite convenzioni commerciali. Di lì poi è nata questa collaborazione, loro hanno detto che non volevano limitare solo appunto a questa scontistica della tessera, ma avrebbero voluto con noi, perlomeno con le prologo, del Piemonte, ecco, poter in qualche modo collaborare. E avevano già in seno una bellissima esperienza con le carceri di Torino e l'ufficio delle politiche sociali del Comune di Torino, appunto questa mostra che era stata creata all'interno delle carceri con questo nome che dice molto, no? Liberi di imparare, perché giustamente anche loro hanno necessità, come dire, di fare qualcosa anche per il sociale. E di qua, dalla direttrice Paola Matossi, insomma, tutto il gruppo che è corposo, ecco, perché il Museo Egizio poi, tra le altre cose, era stato fermo come tutti i musei per la pandemia e di conseguenza aveva bisogno di rilanciare. E con noi è nata questa stretta collaborazione, ci hanno proposto questa mostra itinerante bellissima, e chiedendoci appunto di collaborare con le Proloco, ma soprattutto di farla atterrare, ecco, una grande astronave come può essere il Museo Egizio, uno dei musei più visitati al mondo, 40.000 reperti, insomma una cosa veramente mondiale. E noi abbiamo subito aderito a questa iniziativa, di conseguenza abbiamo informato tutte le nostre proloco e siamo partiti subito, dopo una serie di collaborazioni amministrative, insomma di firme di contratti e altre situazioni, abbiamo deciso di partire. La prima tappa a settembre è stata quella della provincia di Novara, ad Arona, sul Lago Maggiore, una bellissima location, la sede della Proloco. E poi per la provincia di Torino abbiamo scelto Rivarolo, e devo dire che sta funzionando molto bene. Tra l'altro poi Rivarolo ha fatto nascere anche delle collaborazioni con l'ANFAS e con le scuole, che stanno visitando tuttora la mostra e la ritengono molto interessante, soprattutto anche per il mondo più piccino. Ecco. La Proloco non si ferma mai, anche nell'ambito della mostra Liberi di imparare, e sono stati fatti dei laboratori con l'ANFAS. Per quanto riguarda il facile da leggere. Sì, questo è stato il primo laboratorio che abbiamo deciso di intraprendere, e il facile da leggere è una forma di far capire il più semplicemente possibile al maggior numero di persone quello che sta scritto, perché il diritto all'accessibilità non è solo ai luoghi fisici ma anche alla conoscenza, e questo poi è un utile strumento per poter accedere alla conoscenza. E con i ragazzi dell'ANFAS che hanno fatto degli studi riguardo ai pannelli che potete vedere qui e li hanno tradotti. Credo che però meglio di me, le ringraziamo per questa collaborazione, e questi pannelli saranno parte integrante della mostra da qui in avanti. Potete vedere la realizzazione, che è veramente ben riuscita, ecco, anche visivamente parlando è una cosa fatta bene, ecco. Questo ci rende molto orgogliosi. Inoltre abbiamo iniziato a fare anche i laboratori con le scuole elementari di Rivarolo, abbiamo ospitato già la prima classe e ne sono previste altre 5 nei prossimi giorni, in cui i ragazzi del servizio, i volontari del servizio civile illustrano la mostra
ai ragazzi, fanno fare un giro di e poi c'è un laboratorio pratico dove praticamente ogni bimbo si porta a casa il proprio papiro e lo realizza prendendo spunto dalle figure che vede rappresentate nella mostra, ecco, diciamo così. Varie attività della Proloco, ultimamente il più recente è la Sagra d'Autunno al mercatino di Bautagambe, e adesso per Natale cosa dobbiamo aspettare? Per Natale ricominciamo finalmente ad essere presenti con il villaggio di Babbo Natale, sarà presente in Piazza Litisetto, che è la piazza del Buro per i rivarolesi, e nei giorni 8 dicembre, domenica 12 e domenica 19 ci sarà la casetta di Babbo Natale con parcheggiata la sua antica slitta, quindi Babbo Natale ospiterà i bambini che vogliono portare la letterina per il dono preferito per il Natale 2021 o sognato e magari pure preferito. In quelle giornate lì ci saranno dei laboratori anche lì per i bambini, normative Covid permettendo riusciremo a realizzare magari dei pendagli per il proprio albero a casa, piuttosto che magari abbellire gli alberi che ci saranno nella piazza. Verrà distribuito il vin brûlé e i biscotti di Natale con il tè di Natale. Il giorno 12 eccezionalmente faremo le frittelle di mele con lo zabaione, quindi vi aspettiamo numerosi, aspettiamo tanti bimbi perché finalmente è anche l'occasione per ritornare in piazza e prepararci così al Natale con il villaggio di Natale. Il progetto Liberi di Imparare, l'ANFAS, Comunità Autore di Livorno Canavese, si è inserito in una collaborazione con la Proloco del Comune e ha tradotto i pannelli della mostra in facile da leggere. Sì, è nata proprio così. Allora, noi siamo orgogliosi di aver potuto partecipare a un'iniziativa così importante che ha coinvolto la Proloco, il Museo Egizio di Torino e il carcere, e quindi un lavoro di collaborazione che riprende la cultura e la parte sociale. Si tratta di una mostra itinerante che ha coinvolto alcuni detenuti del carcere di Torino che hanno realizzato delle riproduzioni proprio di reperti egizi e li hanno fatti talmente belli che li portano in giro per il Piemonte in modo tale che si possa ammirare questo lavoro importante che ha dato un obiettivo a delle persone private della libertà che hanno potuto così utilizzare il loro tempo in qualcosa di veramente positivo. Cosa c'entriamo noi? C'entriamo perché abbiamo tradotto e semplificato i pannelli espositivi, cioè tutte quelle che sono le spiegazioni all'interno del museo. Il comune insieme alla Proloco ci hanno chiesto di tradurlo in facile da leggere. Oramai le amministrazioni, noi le abbiamo coinvolte più e più volte, abbiamo spiegato loro quanto sia importante semplificare le informazioni, quanto sia utile per noi ma per tutti, e quindi siamo veramente felici di essere stati coinvolti. Noi abbiamo conosciuto, abbiamo partecipato con l'amministrazione comunale in quali occasioni, Matteo? L'elezione del 2019. L'elezione del 2019 abbiamo incontrato. Avevamo anche incontrato la parlamentare Francesca Polomo. Quindi ci siamo fatti conoscere perché il nostro contributo. Il nostro contributo può essere importante, fondamentale. Noi possiamo farsi valere anche se abbiamo una disabilità, non siamo ignoranti. Ecco, possiamo imparare di più se semplifichiamo le informazioni. Infatti abbiamo imparato di tombe, gli antichi esisti che sono vissuti 4.000 anni fa. Esatto, semplificando abbiamo imparato noi e nello stesso tempo
Speriamo che questo nostro contributo sia utile a tutti. La Proloco ha valorizzato il lavoro dei ragazzi, ha realizzato dei pannelli, 3 pannelli oggi presenti all'interno della mostra, che illustrano tutto quello che è stato il nostro lavoro e anche che cos'è facile da leggere, quindi qual è il metodo e come può essere utile per tutti.